direttrizza dell'Istituto Comprensivo Gianni Rodari, in modo particolare una docente di scuola primaria, di una scuola primaria di una frazione nelle immediate vicinanze, nell'immediata periferia dell'Aquila, da sempre attiva sul territorio con progetti e progettualità per il territorio, con il territorio, dal territorio. Abbiamo lavorato da subito, da quando ci siamo rese conto della situazione emergenziale in cui ci siamo trovate subito dopo il sisma, ma ancora prima la nostra storia è piena di partecipazione, è una linea guida del nostro istituto, la partecipazione, il prendere parte, cioè l'agire concretamente per il raggiungimento di un obiettivo stabilito a monte, da raggiungere in modo concreto, partecipato, con un'azione determinata, con un'azione competente, con un'azione che dovrebbe avere, dovrebbe il condizionale d'obbligo, il supporto di tutte quelle entità, associazioni, amministrazioni locali per il raggiungimento di quegli obiettivi che la scuola ben conosce. Noi abbiamo esaminato, abbiamo studiato, analizzato il tessuto sociale, emotivo e relazionale venutosi a creare nel post-sisma e nelle scuole, siccome abbiamo centinaia e in tutto il cratere migliaia di bambini e poi ragazzi e ragazze che le frequentano, quindi giornalmente abbiamo modo di fare esperienza, di esperire le loro esperienze, e abbiamo visto che è forte un disagio dal punto di vista relazionale. In termini scolastici si manifesta nella difficoltà di mantenere l'attenzione, di mantenere ascolto, una certa irritabilità e anche tristezza. Questo vuoto è perché la città per loro non è più, per tanti non è mai stata un punto di riferimento, perché non hanno memoria, non hanno esperienza, non hanno un vissuto. La città non è un luogo che connette per loro, al contrario, un luogo da sfuggire. Noi come operatrici scolastiche ci siamo chieste, ci siamo domandate, sono quindi futuri cittadini a rischio? Noi non vogliamo che sia così, perché siamo consapevoli che la scuola per prima deve colmare e colma una situazione di vuoto, di smarrimento, dando ascolto ai bisogni, cercando di farli emergere per affrontarli e trovare risposte e soddisfazioni. Noi abbiamo agito da subito sul territorio, queste sono foto che si riferiscono al nostro campo scuola, che accoglieva a Pagliare di Sassa 508 alunni e alunne dai 3 ai 18 anni. Abbiamo fatto immediatamente fronte all'emergenza, li abbiamo di nuovo accolti, nel martedì dopo di Pasqua già eravamo sul territorio ad agire con loro. Con questo coro, ad esempio, siamo state, tra virgolette, notate e siamo stati invitati dal presidente, ex presidente Napolitano, all'inaugurazione dell'anno scolastico 2009-2010 al Quirinale. La nostra attività è sempre stata riconosciuta, è sempre stata gratificata, e questo è l'esempio, è l'albero della vita che dall'ottobre del 2009, quindi immediatamente ritornati a scuola, abbiamo voluto issare sul muro del cimitero all'uscita dell'Aquila Est, per far sì che metaforicamente salutasse, entrando e uscendo, i numerosi cittadini aquilani che erano costretti ad itinerare. È rimasto lì finché una bufera invernale non l'ha buttato giù, ma noi ancora, diciamo, poi è stato issato nella fiaccolata del 6 aprile sul muro della Banca Nazionale del Lavoro a Piazza Duomo, proprio come simbolo della rinascita, delle radici della nostra città, della nostra terra, dei nostri territori, e come slancio verso l'alto, con tutti i disegni che i bambini hanno voluto cucire su questi rami, volti alla ricostruzione del loro futuro. Questo è accaduto ad esempio nell'ambito del Festival Nazionale di Minimondi. Nell'ambito dello stesso festival siamo andati a Parma per issare sui loro muri gli alberi dell'amicizia, e infine a Palermo con l'albero della legalità, che successivamente è stato buttato giù, non purtroppo da una bufera atmosferica, da altre forze. E da qui l'idea del nostro progetto che presentiamo oggi, Incontriamoci all'Aquila.
è un percorso per riappropriarsi dell'identità sia sociale, storica e culturale, che è nota a tutti, e poi per riscoprire la città e darle vita. Vogliamo riportare un esempio di come vogliamo fare, perché la scuola forse si contraddistingue sul come. A settembre di quest'anno è venuta da noi una troupe cinematografica guidata da Stefania Rocca. Ci siamo riappropriati praticamente, fisicamente, di una piazzetta, quella accanto a Piazzetta delle Tavole, di cui adesso anche a me sfugge il nome, e abbiamo vissuto una giornata in un luogo della nostra città che per la prima volta alunni e alunne di 10 anni, di una quinta elementare, conoscevano, vivevano. Quindi il cinema, mezzo, strumento per riappropriarsi del loro luogo. Così come adesso noi vorremmo che fosse il teatro, per il teatro sociale, per, che ci guidi con i suoi strumenti proprio per riappropriarci dei nostri luoghi. Come faremo? Intanto siamo partite già da settembre con esperti di storia dell'Aquila. Io ho scoperto dopo il terremoto che la mia città era la 6ª città d'arte italiana, e quindi esperti di arte, genitori, nonni più o meno esperti racconteranno i luoghi e come sono stati vissuti nel tempo per ricostruire un percorso mentale, storico, con i nostri ragazzi, e che vivranno questi luoghi attraverso appunto questa esperienza sensoriale. Noi vorremmo pensare questa nostra città in termini futuristici, come tanti dicono appunto: in futuro la nostra città sarà di nuovo fruibile. Noi ce lo auguriamo e lavoriamo per questo concretamente sul territorio. Certo, vorremmo essere sostenute, perché la scuola da sola è logico che non ce la può fare. La scuola sono anche nomi e cognomi di persone che si adoperano per questo scopo e su questi percorsi. Con metodologie veramente pensiamo di poterle definire alternative, accattivanti, come quella dell'outdoor, come la didattica laboratoriale, come l'apprendimento cooperativo, cioè portare fuori i nostri ragazzi, le nostre ragazze, accettare anche che entrino esperti, ma portarli fuori, far prendere un contatto diretto con i luoghi della loro città, luoghi spesso sconosciuti. E noi vogliamo creare questi luoghi laboratorio, perché sappiamo benissimo che è in un contesto operativo dove si lavora con l'altra persona, per l'altra persona, e si impara dall'altra persona per ricreare insieme un contesto di conoscenza significativo. Vogliamo sperimentare se e quanto questo percorso può essere efficace. E per andare incontro al compito, per trovare, qui abbiamo letto, come contribuire all'evoluzione della città nei prossimi anni a una migliore qualità della vita, ebbene, noi in questo modo, intanto immaterialmente recuperando la città come luogo di riferimento della vita di ciascuno e di ciascuna, proprio per rifavorire il benessere, l'agio, e dal punto di vista pratico creando, sfruttando opportune competenze, book fotografici, DVD, ma soprattutto la cosa meravigliosa che vorremmo fare è formare alunni e alunne, guide junior della nostra città, che possano accogliere turisti, che possano accogliere persone, coetanei e non, per conoscere e riconoscere la nostra città. Abbiamo già delle collaborazioni importanti, altre ne cerchiamo, come soprattutto le associazioni teatrali, che hanno già messo in atto percorsi di teatro sociale in luoghi disagiati e contesti di emergenza. Ad esempio abbiamo esperienze svolte a Scampia, svolte a Ponte Lago Oscuro, che io ho conosciuto preparando questo percorso, cioè luoghi distrutti per esempio dall'inondazione vicino Larno. Università, docenti universitari, vado veloce e arrivo al punto critico: i finanziamenti. La scuola ce n'ha sempre di meno di finanziamenti, il fondo d'istituto è sempre più povero, dal ministero ci arrivano sempre meno possibilità economiche di operare in tal senso. Forse questa assise può essere una possibilità per far presente questo e chiedere che si agisca in tal senso. Ma il BIP era riferito a me? Allora devo concludere, perché ecco, poi avevo anche tanti modi
da mostrare come troviamo dei soldi per agire poi per i nostri bambini, con le proloco del posto, con l'adozione di Action Aid ed altre che magari dopo avremo modo di approfondire. Grazie.